Buonasera e bentornati a una nuova puntata di MunicipiX. Questa sera siamo in compagnia di un'amica ormai di Milano News. Buonasera Alexia. Buonasera. Ferrari. Come stai? Bene, sto bene, grazie. Sono felice di essere qui con voi. Anche perché, insomma, per chi ci seguisse avrà modo di riguardare la tua partecipazione a Chiusissimi, quindi vedere un po' della tua musica anche qui da noi, poi ovviamente su altri schermi, su altri dispositivi. Allora, Alessia è una cantautrice milanese giovanissima, con cui oggi secondo me vale la pena fare una bella chiacchierata, una riflessione su temi molto vasta, perché così conosciamo la persona, insomma, che scrive dei testi pazzeschi, fa della musica molto impattante, lo definirei così. Wow, grazie. Allora, Alessia, com'è nato un po' il tuo viaggio con la musica? Allora, mia musica, appunto... Ho iniziato a fare musica prestissimo, diciamo, da quando ero piccolina con il coro dei piccoli cantori di Milano fino alle scuole medie, facevo parte di una scuola media sperimentale, Rinascita, e poi della scuola musicale, Tito Livio, liceo classico musicale, e poi ho continuato alla Cluster, scuola di musica, una scuola pazzesca, quindi diciamo che la musica mi ha sempre accompagnato, ecco. La cosa più recente, diciamo, che iniziai a fare probabilmente 4 anni fa, prendere la chitarra, anche se non la sapevo suonare così bene, andare a suonare in giro per la città, fare nuove conoscenze e portare la musica in giro e farmi influenzare dalla musica degli altri. Finché poi non ho iniziato a scrivere le mie canzoni e ho cercato di renderle un progetto ascoltabile anche da altre persone. Bene, già insomma in questa piccola presentazione abbiamo tanti spunti che poi andremo a riprendere un pezzo alla volta, perché ci hai dato storia, il rapporto con la musica di strada, l'influenza musicale, però partiamo dal tuo EP, da Saltiamo in Aria. Sì, allora il mio EP è un lavoro di cui sono molto fiera, perché è farina non tuttissima del mio sacco, perché ovviamente ho lavorato con altre persone, però è stato il primo prodotto, diciamo, di diverso tempo dedicato comunque alla scrittura, ma soprattutto alla riflessione, perché alla fine le canzoni sono sempre un viaggio all'interno di se stessi. Quindi ci è voluto davvero tanto tempo, sia per scriverle sia per produrle, perché comunque sono entrata, appunto, ho lavorato con Marina Pace e Alessio Camagni del Noise Factory, e devo dire che è stato un lavoro molto interessante, ricco di spunti. Sia io ho messo del mio, comunque, con i miei gusti musicali, sia ho avuto tanto anche da loro. Ed è uscito appunto prima del lockdown, quindi la cosa sconvolgente è stata... Tra l'altro su Spotify è uscito il 1° di aprile, noi non potevamo saperlo. La cosa assurda è stata che poi appunto tutto il lockdown ha ripreso un po' il ritornello del mio singolo, che era Non riesco a respirare. Quindi da lì, esatto, ovviamente ho pensato, cavolo, quasi quasi avrei voluto non averlo fatto, ma allo stesso tempo pensare anche il fatto di aver catturato forse un periodo storico, perché quello che io ho sempre sentito come delle mie pressioni psicologiche, di attacchi di panico, che poi vabbè sono causati da questioni personali, così come possono essere causati dal contesto sociale di tutti, in cui tutti siamo costretti a vivere. Ecco, questo, quello che pensavo fosse soltanto una mia problematica è esplosa a tutti gli effetti con questo lockdown, e quindi anche il desiderio di cambiare qualcosa nello stile musicale. Vabbè. Guarda, la cosa infatti del partire dal tuo EP da Saltiamo in Aria ha un senso secondo me, insomma, per la riflessione che permette di fare, e tu lo fai attraverso la musica, però se ci pensi la tua sensibilità artistica, vuoi non vuoi, forse il caso, chi lo sa, ha fatto uscire quella che era una riflessione personale in un momento di riflessione veramente sociale a livello globale. Anche perché sì, il fatto di non respirare forse l'abbiamo un po' reso più concreto durante il lockdown o comunque durante la pandemia, ma già da tempo, insomma, c'è questo sentimento nelle società, nelle città, nel modo di vivere che hanno le persone. Certo. E Sì, tu, quindi, insomma, no, dimmi, certo, come hai vissuto, insomma, questo legame tra quello che era la tua riflessione personale, capitata in un momento poi storico preciso? diciamo che appunto l'ho vissuta in modo molto particolare, a parte che appunto in realtà sono una persona che ama suonare con altre persone, quindi sono stata
costretta a chiudere tutto, così come tutti quanti gli altri artisti, musicisti, tutte le persone che conosco. Quindi si è anche un attimo interrotta la mia collaborazione per il momento con Marina Pace e Alessio Camagni. E diciamo che ho riflettuto tanto sul fatto di fare musica insieme, e quindi il desiderio è quello che facevo prima di questo lockdown, di prendere e uscire e fare amicizia, conoscere le persone che c'erano, che ci sono in giro, che camminano in giro, senza secondi fini, senza voler per forza produrre, senza voler per forza, con il solo interesse di conoscere un'altra persona, conoscere la sua musica e unirla, fondersi. Vivere la musica. Esatto, vivere la musica, cosa che in questo periodo è molto più ostacolato, molto più difficile, perché ovviamente bisogna farlo a distanza. E la musica, purtroppo, per quanto potremmo provare con la nuova tecnologia e tutto, non è una cosa che si può fare a distanza, è come un rapporto sentimentale. Poi c'è chi ha rapporti sentimentali a distanza, non voglio entrare nel merito, però per me è necessario essere vicini. Sì, se vuoi un po' anche forse come la chiacchierata che stiamo facendo noi due, diciamo che la vicinanza fisica permette uno scambio di sguardi che crea un'intesa, laddove invece la distanza così tecnologica invece non aiuta, perché finisce a volte per interrompere l'altro. Esatto, poi da lì si potrebbe parlare anche dell'importanza della vibrazione del suono, che viene ad esempio utilizzato tantissimo in musicoterapia. Ecco, diciamo che in questo periodo mi sono avvicinata anche un po', mi sono interessata più alla musicoterapia, diciamo. Ok, parli di musicoterapia perché non sono esperta in campo. Allora, devo dire, neanche io sono esperta, anche se ho seguito qualche corso, qualche lezione di musicoterapia, ho dei cari amici che sono musicoterapeuti oppure, vabbè, insomma, fanno diverse cose legate all'ambito della musica o musicoterapia. E quello che penso è che appunto andrebbe sfruttata di più questa caratteristica della musica, quindi non soltanto del suo contenuto, ma proprio delle note di cui è fatta, dello stile musicale, delle vibrazioni che trasmette, perché ovviamente nel momento in cui si ascolta la musica si viene influenzati in qualche modo. Quindi è giusto avere diversi stili, però anche utilizzarla come terapia può essere utile, sia all'interno di un gruppo. Quindi io recentemente sono stata a fare lezione affiancata da un insegnante proprio di asilo nido con dei bambini, e abbiamo fatto appunto delle lezioni ravvicinate, un'ora per classe, e vedere comunque la bellezza di vedere un gruppo cambiare, bambini prendere diversi ruoli e la tua responsabilità nel guidarli anche, e di fargli vivere come momenti di gioco, quindi non per forza con un fine di imparare la scala cromatica, il circolo delle quinte, che poi è utilissimo, però anche prendere quel momento come un momento di svago può essere utile. Quindi penso che quello che sarà da fare anche a finita questo periodo di lockdown, di questa quarantena, sarà cioè, il piacere di suonare di nuovo tutti insieme senza stress. Sì, è un po' un circolo quello che stai raccontando, cioè della musica da vivere poi sotto tanti aspetti, no? Musica che crea amicizie, musica che crea terapie. Ma mi interessava sapere dal punto di vista di musicoterapia, chiamiamola così, perché prima mentre chiacchieravamo in maniera un po' più personale mi hai parlato di esperienze in campo di adulti, insomma, cioè Sì. adulti che lavorano insieme, puoi spiegarci, insomma, la tua esperienza nell'ambito? Sì, diciamo che ovviamente ognuno personalmente, individualmente, può scegliere di andare da un musicoterapeuta e seguire un percorso, questo sicuramente è utilissimo. Però ecco, personalmente il mio modo di fare musicoterapia tra adulti, diciamo, chiamiamola così, è sempre stato suonarci insieme, quindi potremmo riprendere il piacere, ad esempio, della darsena, che poi ormai in realtà è diventato un luogo non troppo sicuro, però vabbè, tanto in questo periodo siamo tutti chiusi, ma vabbè, lasciamo stare. Però sicuramente il bello di Milano, visto che voi siete Milano All News, è conoscere la propria città, quindi conoscere le persone che ne fanno parte e toccare con mano la realtà in cui si vive, dialogare con le persone, conoscere gli artisti di strada. E invece che separarsi e quindi avere ognuno la propria postazione, anche chiedere: posso suonare con te? Che musica fai? Che cosa ascolti? E diciamo, sicuramente la forma di musicoterapia più grande sono state le jam per me, perché sono una dimensione
che ti permette di sbloccarti quando vuoi, gradualmente, puoi entrare, poi ovviamente ascoltando il gruppo, perché questo è un requisito fondamentale e necessario, l'ascolto. Quindi non è che puoi prendere tutto il tempo che c'è a disposizione per suonare insieme e riempire la scena, devi ascoltare gli altri e sapere quando entrare, e sicuramente può essere utile anche stilisticamente per apprendere cose che non si conoscevano prima. Poi ovviamente ognuno se la studia anche da sé la musica, però sicuramente prendere spunto dai musicisti della propria città, tra l'altro, così come andare a dei concerti, può essere utile anche sotto quell'aspetto lì, oltre che per tirare fuori delle proprie emozioni. Cioè, anche perché poi c'è questo rimando umano che vale per tutte le arti, che sia musica, che sia letteratura, che poi è un po' la base a volte anche della psicologia, cioè l'imparare ad ascoltarsi, no? E ad ascoltare. E che poi, come dicevi tu giustamente, questo è Milano News, quindi conoscere la città, e la città è fatta di persone. Mi piace molto il tuo punto di vista sulla situazione, cioè il fatto che la musica non è solo studio, ma è musica vissuta. Assolutamente. Quindi, insomma, mi sembra di aver capito che il tuo rapporto con la musica da strada, intesa appunto come musica d'incontro, sia molto forte. Assolutamente, sì. Devo dire che le persone, tra l'altro, con cui sono anche finita a lavorare recentemente, sono persone con cui sono entrata in contatto proprio in città, suonando insieme. Magari suonando a delle serate, fine serata, insieme, si approfondiva la nostra amicizia e poi finivamo magari così come è successo con il gruppo funk che potete ascoltare nelle puntate di martedì scorso e di il martedì appena passato. È nato un bel gruppo di persone che hanno voglia di vivere la musica in quel modo lì, quindi con leggerezza, con il piacere di stare insieme, con un po' di funky, con un po' di groove, senza stress, senza ansie. E anche Marina Pace, con cui avevo lavorato per il mio EP, in realtà la conobbi meglio proprio alle serate che facevamo insieme in giro per Milano. È proprio in è quello il modo per conoscere meglio le persone, non ce ne sono altri che mi vengano in mente. No, forse anche non ce ne sono altri così stimolanti, sì, un po' per sì, la così profondi, sensibilità umana. Io con la musica riesco a scendere molto più in profondità, in empatia, in contatto con le persone con cui sono. Quindi certo. Sì, e poi quello che dicevi prima, cioè la musica è un viaggio dentro di sé, quindi fate insieme un viaggio anche dentro gli altri, no? Potremmo dirla così. Esatto, sì. Assurdo, perché quindi in questo periodo, tra l'altro, ho ascoltato le canzoni con un punto di vista diverso. Sono scesa proprio nel mondo interiore degli artisti che magari prima ascoltavo con leggerezza camminando per Milano, ma analizzando meglio i testi, analizzando proprio tutte le componenti di una canzone, ci si rende davvero conto di quanto, cioè non soltanto tu come artista, ma ovviamente tutti gli altri hanno un universo interiore pazzesco che è da esplorare. Sì, e da qui anche il bisogno di esprimere, no? Il fatto che oggi venga sempre fuori questa necessità è molto forte, e ascoltando meglio, poi una riflessione molto importante, si trova dell'arte che a volte ci passa inosservata. Ma tornando a te, quindi insomma abbiamo detto, saltiamo in aria, che racchiude quello che è un po' il sentimento storico, insomma, di un momento storico importante. Dopo questa esperienza, dopo il legame con la realtà, tu come vedi la tua musica? Cioè, trovi di dover fare, hai voluto fare, senti dei cambiamenti? Sì, sento dei cambiamenti molto forti. Ho sicuramente tanta voglia di stare bene, così come penso davvero tantissime persone. E devo dire che in quest'ultimo periodo mi è capitato di perdere una persona a me molto cara. Non di Covid, in realtà aveva degli altri problemi di salute, però mi sono molto avvicinata a questa sensazione davvero di finitezza dell'essere umano, che va benissimo, nel senso, io non voglio rimanere qui per sempre, per carità, però sentire la mancanza di qualcuno e soprattutto vedere così tanta sofferenza intorno mi ha davvero fatto venire voglia di fare canzoni più che accolgano di più le altre persone, che siano più calde, più riflessive, più delicate. E infatti con alcuni componenti del gruppo funk ho registrato questa canzone, che spero uscirà prima di Natale, che ho voluto dedicare proprio a questo mio caro amico.
E niente, non vedo l'ora che uscirà. Spero che darà queste stesse emozioni anche agli altri. L'ascolteremo con molto piacere, anche perché hai detto una cosa sentita, cioè il fatto di voler stare bene, che a volte ci si dimentica anche di come si fa, però è un aspetto fondante di tutte le nostre vite, insomma. Per cui, di nuovo, vediamo quanto, insomma, la tua musica sarà riuscita a racchiudere quello che poi è un sentimento molto comune. Però devo dire che se da una parte c'è il desiderio di stare bene, è inevitabile provare rabbia. Quindi ammetto che sto lavorando anche a dei brani comunque abbastanza carichi, e anche quelli non vedo l'ora che escano, perché è inevitabile essere arrabbiati in questo periodo. Però non con il gruppo funk, con un gruppo rock che ho conosciuto recentemente, e spero davvero che usciranno presto questi pezzi, quindi... Allora aspettiamo tue notizie, poi ci farai sapere. Tanto dopo in chiusura ricordiamo come fare a trovarti per avere ulteriori notizie, non perderci assolutamente nulla, anche perché, di nuovo, prima di chiudere, secondo me vale la pena, insomma, parlare insieme un attimo di questo aspetto che è la musica a tutto tondo, che è un po' ciò che hai detto fin dall'inizio della nostra chiacchierata, che è tornato, insomma, con quella che è la tua esperienza musicale attuale, che è poi con quella che è l'esperienza della vita di tutti, cioè il sentire la vita, sentire emozioni. Non si può fare a meno di essere arrabbiati, come non si può fare a meno di cercare di stare bene. E allora la mia domanda in questo senso è, per riflettere insieme, amare tutti i modi di fare musica, cosa vuol dire secondo te? È una domanda un po' laterale, però possiamo arrivare a più spunti. Sicuramente c'è talmente tanta musica che non avrei neanche una vita intera per ascoltarla tutta, però il desiderio comunque di conoscere quanta più musica possibile credo che sia un requisito di qualsiasi musicista. Quindi, partendo da questo presupposto, diciamo che con tutti i generi musicali che esistono, con tutte le emozioni, che poi alla fine davvero le emozioni sono quelle, ma il modo in cui vengono espresse, la differenza di stile, sono tutte interessanti, quindi credo che il passo in più da fare sia proprio accogliere diversi stili anche all'ascolto. Poi uno può scegliere il proprio genere preferito, però non avere il pregiudizio di giudicare qualcosa semplicemente perché non è quello che ascoltiamo solitamente, secondo me è fondamentale, anche perché purtroppo poche persone vanno a scovare musica che non sia commerciale. Quindi è semplice che il gusto tutto un tratto diventi sempre più standard, non so come dire. È importante davvero mantenere le differenze, come in qualsiasi altro contesto. La differenza è la forza. Se non ci fossero diversi stili musicali, vorrebbe dire che siamo tutti uguali, vuol dire che nessuno ha qualche sfumatura in più da dare e da dire. Quindi assolutamente importante. Ah, tra l'altro mi hai dato uno spunto interessante, perché proprio voi di Milano News eravate venuti a intervistare la cascina all'interno, che è la cascina qui sotto di dove mi sono appena trasferita. E diciamo che è interessante vedere anche fare un parallelismo tra le persone e gli orti, perché noi siamo esattamente come un orto, ci sono diversi tipi di piante, ci sono i pomodori, ci sono fiori, ci sono alberi, però è soltanto comunicando tra di loro in realtà che possono essere esaltate, a volte no, a volte è meglio mettere piante distanti perché possono essere nocive. Il rispetto delle culture è questo, un grande però, esperto, ad esempio, dell'agricoltura sa come fare per crescerlo al meglio. Vero? Sì, e ci sono anche gli orti sinergici, tra l'altro, che hanno proprio quest'idea alla base. È interessante. Tra l'altro, appunto, l'orto qui sotto della cascina all'interno aveva fatto partire un crowdfunding per portare l'acqua direttamente all'orto, e hanno appena raggiunto il tetto di 9.000 euro. Quindi, insomma, festeggiamo con loro. Festeggiamo proprio oggi, quindi sì. Molto bene, in nome anche di quanto ci stavamo dicendo, insomma, della vicinanza tra piante e uomini, che poi siamo tutti, insomma, umani, no? Nel senso di sentire, di aver bisogno di vivere. Quindi è una bella notizia quella che ci dai. Sì, assolutamente.
Allora, Alexia, diciamo che questa chiacchierata è stata molto piena e spero farà piacere a tutti coloro che avranno modo di ascoltarla e di ascoltarti, di capire l'importanza dell'andare oltre quelli che possono essere gli schemi dentro cui ci troviamo, che a volte ci impediscono di conoscere meglio noi stessi, conoscere meglio gli altri e anche di esplorare quella che è la vastità del mondo e delle emozioni. E credo che la tua voce e le tue riflessioni riescano ad arrivare, insomma, a centrare questo punto. Per cui, per salutarci, propongo di rimandare, insomma, a quelle che sono le tue pagine, come fare per trovarti, per scoprirti e per scoprirsi. Ok, va bene, cercatemi su Instagram, YouTube, Spotify e Facebook, Alexia Salari. Sì, esatto, mi raccomando, ragazzi, doppia XY, così non si sbaglia. Esatto, grazie mille di avermi ospitata, Grazie ragazzi, a e te, spero che Alex, è ci vedremo stato. presto. Ah, speriamo, dai, insomma, se tutto va per il meglio, ci vedremo molto presto. Esatto, un saluto. Grazie Alexia, ti saluto e saluto anche, insomma, tutti i nostri ascoltatori, a cui do l'appuntamento per la prossima puntata. Buona serata. Buona serata a tutti.